Si è conclusa ieri sera a Montegranaro con un record di presenze la 26esima edizione del Verega Street Festival, un viaggio di 4 giorni tra arte di strada, musica, spettacoli, sapori e laboratori. Tanta gente e tanti spettacoli di qualità. Ho visto una compagnia australiana, una compagnia argentina, tanti italiani, ma anche tanti stranieri, gente del territorio, gente affezionata al festival. Poi abbiamo da mezzanotte in poi, c'è stata questa serata in piazza con i più giovani che hanno fatto un po' una discoteca all'aperto. Anche lì c'erano oltre 1.000 persone, anche un modo per far rimanere i giovani di Montegranaro a Montegranaro e attrarre quelli del territorio. Il livello è sempre alto, la gente gradisce questo genere di spettacoli, quindi sono molto contento. La città si è trasformata come per magia in un grande palcoscenico fatto di 1.000 colori e linguaggi diversi per affascinare e stupire il pubblico di ogni età. È un'edizione che si sta confermando, un'edizione da record, innanzitutto perché c'è una partecipazione immensa di pubblico. Poi direi che questo si conferma uno dei festival internazionali dell'arte di strada più importanti d'Europa. Noi abbiamo compagnie che vengono dai 4 continenti, tantissimi artisti stranieri, America Latina, Australia, Giappone, Francia, Svizzera, ce ne sono veramente provenienti da tutte le parti del mondo. Significa anche che il Verega è un festival appetibile al quale gli artisti desiderano partecipare. Quest'anno, tra tanti artisti internazionali, anche un'attrazione del Fermano con il body painting di Lucia Postacchini. Siamo venuti qui a rappresentare l'arte del body painting nell'arte di strada, perché il body painting è un'arte antichissima, la pittura del corpo è antichissima, non potevamo non portarla qui. E oltre a portarla qui abbiamo interpretato un grande personaggio di Johnny Depp che è il cappellaio matto. L'abbiamo interpretato in modo così al femminile, per mettere una quota rosa, per capire che fondamentalmente siamo tutti matti e poi sembra che tutto oggi sia così fluido. E allora perché no? Il cappellaio matto al femminile. E quindi abbiamo fatto questo esperimento e sembra che i bambini abbiano gradito, ma anche i signori abbiano gradito.